Eccoci qua, ci siamo, tutto l'audio, già vedete l'anteprima delle illustrazioni. Oggi si parla di Alpha Denshi e di Crossed Sword, che sembra un po' come Crossed Word, tipo parole crociate, ma sono le spade, ok? Voi già vedete, io adesso come al solito attivo il MAME e andiamo a capire. Alpha Denshi, che è una software house nata nell'80 preciso, e ha fatto un sacco di giochi arcade e per Neo Geo. Oh, goduria. Uno di, vabbè, i più classici quali sono quelli dell'Alpha Denshi? Alpha Denshi Kabushiki. Quindi ADK è il logo, non so, World Heroes, Magician Lord, che poi vedremo che è uno dei miei preferiti. Blue Journey, insomma, qualcosa così. Guardiamo l'intro. Ho letto la lore di sto gioco, che io giocavo da piccolo assieme a un mio compagno delle elementari. Praticamente non è niente di eccezionale, c'è questo cavaliere, appunto Knight of the Journey si chiama, che va a sconfiggere il male e è finita qua. No, vabbè, dopo ci sono un po' di cose. Perché eccolo qui, Alpha Denshi Co. Allora, siamo nel 91 stavolta, ecco, parte la demo. I pupetti sono wireframe, cioè ricordano, no, non so wireframe perché wireframe è quando la trama è a scacchi, diciamo che comunque è trasparente come fosse un punch out, ricorda molto quella situazione lì. C'è un altro gioco simile per Neo Geo, così è Super Spy, intanto metto qualche creditino, perfetto, una ventina dai, ce li facciamo bastare, speriamo. E Super Spy, sì, che è sempre a scorrimento, ma in un'altra ambientazione con pistole e pugni. Invece qua abbiamo i cavalieri, c'è un senso, andiamo a giocare. Ecco, il nostro amico ci fa il tutorial. Due tasti, vedi, parata alta, parata bassa, un po' come Punch-Out per ora. E con B colpiamo, poi ovviamente perdiamo priorità se il nostro colpo verrà parato, esatto, e poi in base alla posizione il nostro cavaliere sfera un colpo differente. E se usi B lanci ste cose, no, vabbè, ogni spada ha la sua situation. Si possono skippare i primi due capitoli, invece noi non skippiamo un bel niente, andiamo nel capitolo 1. Sì, cosa volevo dire? Disaster in the poor village of Dio. Ecco, signore. Please help us. Monsters are attacking our village. Ok, pazienza. Eccolo. Il topastero. Spero che si senta tutto bene. Esatto, siamo già nella nostra plancia. Arriva lui. Oh, addirittura, no, volevo vedere che colpo facesse. Subito alto. Neanche si è parato. Ok, già sapevo avrebbe fatto il salto. E andiamo qua. Ah, c'è l'orco, che è il nemico penso più basic. Vedi, parata. E lo andiamo a sconfiggere. Poi con i soldi è roba grossa. Questo è considerato hack and slash GDR, però su binaria aggiungerei. Perché poi con le cose. Aspetta, metto. Orca miseria per sistemare il microfono. Che te ridi. Ecco. Con i soldi e basta, si comprano le armi. E possiamo potenziare il nostro cavaliere. Oh, ma ho parato, verme. È uscito un seguito. Eh sì. Tova. È uscito un seguito nel 95 per Neo Geo CD, che io non l'avevo mai visto, l'ho cercato prima, praticamente il pupetto non è più trasparente. E pare che ci siano diversi personaggi, ma non lo. Chissà se riuscirò mai a emularlo. Adesso vedremo. Oh, mi ha fatto su. Oh, sono veloci questi fetenti. Prima ho fatto una prova, ho vinto sempre. Adesso, ecco, infatti. Va là che mi tiene conto di. Conviene sempre tenere una guardia a questo punto. Oh, quando paro giù, mi attacca su. Lui attacca sempre alto, vero? No, però l'ho parata.
Oh, hai insistito, eh. Esatto, infatti il logo dell'Alpha Denshi è ADK perché, appunto. You will lose most of your power. Sì, che fai l'attacco Mega Crash, che non l'ha spiegato, ma consumi un po' di vita e il personaggio fa questo attacco. Ok, quindi questi cattivi usano, cioè, questa, cos'è, sopra o sotto? Non riesco a capire, vabbè, l'abbiamo schivato. Non riesco mai a capire se è sopra o sotto. Ecco, adesso è sotto. A posto. Questo è molto, molto figo, giocarlo in due. Oh, siamo saliti al livello, c'è anche il livello, ma non ho capito cosa cambia. Ah, vediamo. C'è anche una minima di cutscene. Cosa ci dici? Come si usa? Fin qua lo dice un cavaliere, non è che è la novità. Allora, intanto attivo la chat perché non lo stavo seguendo, vediamo se qualcuno ha scritto. No, chiamiamo un mercante, ecco, infatti, per farvi vedere. Posso già comprare Mist Sword. Posso comprare la Thunder Sword, che cambia l'attacco speciale, ma io sai che risparmierei. No, beh, dai, compriamoci. E sì, basta. Dai, un pezzo di cane, giusto per vedere cosa fa. Ah, ok. Questa dovrebbe togliere un pochetto di più e cambia la specie. Comunque è anche importante schivare, secondo me. Solo che io adesso volevo fare parate, insomma. E poi vai giù così. Vedi, questo è l'attacco. Non abbiamo via le sferette, l'avete viste nel tutorial. Questa qui fa questo attacco. Ecco. Io insisto e poi ti fulmino. Particolarissimo. Sì, diciamo che a binari noi possiamo solo andare indietro e possiamo parare, ecco, come non sto facendo adesso. Vediamo dove ci attaccherà. Parata. Ok. Parata. Zaza. Che è un misto tra una terza persona e la prima, fondamentalmente, perché è trasparente. Mi si sente bene, no? Orca pischia. Vabbè, andiamo. Esatto, parando e poi colpendo. Una seconda persona, può darsi. Basta, mi sono stufato. Cos'è il tomo? Cosa ci dà? Magic. A me ti ripristina l'attacco speciale. Quindi noi camminiamo lateralmente perché siamo forti. Ecco, io nella prova sono arrivato qua, cioè, però al tempo l'ho finito 100 volte. Non mi ricordo neanche. Ecco, scriviamo, perché la parata deve essere, secondo me, secondaria. Ecco, arriva il cavaliere nero, che poi è un po' verde in verità. No, perché. E comunque ha elementi GDR, perché appunto con i soldi, ecco, siamo saliti di livello, è aumentata la nostra vita. E chi sei? Vabbè, andiamo a capire. C'è anche una storia. Questo dovrebbe essere il regnante di questo regno, vediamo.
Ecco, sono io. Siete in pericolo, bene. Nausitz. You must save us, please. Questi tramano loschi. Oh, chi era? Oh. No, chi è la principessa di non so cosa? No, è fuggito il verme. Toh. Thunderswood, top. Arriva il cavaliere verde. Ah, volevi, eh? Sì, esatto. Dannato teletrasporto olografico. Puoi prendere spunto per un'avventura di D&D. Basta. Voglio vedere. No, e chi è? L'uomo capra. Addirittura. Oh, beh, ma da fasa. Guarda, oh, mi sfotte pure. Oh. Ah, ok, mi posso liberare. Mamma mia. Ho spammato questa perché so che presto morirò. Ma dai, ma dopo l'attacco sono vulnerabile praticamente. Ok. Molto in voga nel Medioevo, eh sì. Dove andiamo? Alla torre di non si sa chi. Questo dovrebbe essere a Chapter 3. A Matthews Tower. Ecco, sempre lui, poverino. C'è sempre la solita roba. Allora a sto punto risparmia. Oh, Mistsword DX. Ah, solo che la uso 12 volte. No, io lo sai cosa ti dico? Che risparmio per la super ascia. Perché la Thundersword mi garba. No, eh sì, infamata questa. Neanche il tempo di raccogliere il cristallo. Ok. Ah, volevi? Oh, eh sì, però, dai, ho tenuto. Ci dà un magic in più? No, perché il massimo è 4. Questo nostro amico ormai collaudato. Si avvicina. E lo fulminiamo. Ecco, oh, bello sto scenario così. Comunque è abbastanza, cioè mi immerge abbastanza. Ok. Chi manda? Ah, un altro. Niente, ho parlato tutto il contrario di quello che era. Io voglio vedere uno che ha fatto la run no hit, perché. Ecco, lui è che attacchi fa questo adesso. Visto che sa da quando facevo le elementari che non ci gioco, niente, sulla sola presa. Oh, tutti bassi. Taci. È Satana caprone. Quello di prima sì, stupendo. Siamo a livello 4. Andiamo in una foresta. Già vista forse. No, ci avevo preso. Di cipolla che fa sempre bene. Dove va? Quando sta lontano non lo voglio, lo uccido così. No, di nuovo lui. Ok,
Una pannocchia. Quante pannocchie avevo mangiato sti giorni? Oh, ma tanto. Ho tanti picchia così col bastone proprio. Oh, i Power Rangers. Ah, hai subito, la mia infilzata. Scozzano, sì. Oh, ma oh, questo è forte, eh? Maledetto. Tanto lui attacca alternato. No, non è vero. Ci dovrebbe essere il PvP di questo gioco. Guarda che roba. Guarda che roba. Perché se tu perdi priorità, dopo lui attacca gratuitamente. Guarda che scontro. Questa è la mossa per me di due tasti. No, per favore, no. Lui sembra un po' più scarso. No, non posso mandare nessuno spoiler. Ecco, perfetto. Questo quanto vale? Oh, possiamo permetterci l'ascia adesso. Chi è? Sono troppo vecchio per continuare, ma anche per iniziare. Va bene. Oh, grazie. Chiamiamo il nostro amico mercante. Vediamo cosa fa. It's hard to handle. Vediamo. Ah, niente, poi basta. Oh, ci abbiamo l'ascia, lo scudo, chi ci ferma più? Fa le stesse mosse, peccato. Chissà se nel 2... Questo dove va? Dove tipo un zecchia. Oh! Questo. Vabbè. Cosa fa la mossa speciale? Ah, mica è uno scudo, perfetto. Almeno lo sappiamo. Ecco perché chiama Shield Axe. Ok. È la più bella l'altra, sinceramente. Però questa dovrebbe. Ho sbagliato. Dovrebbe togliere un pochetto di più forse. Ok. Cosa c'era da dire? Ah sì, la compositrice di questo gioco. Ecco, proprio adesso quando c'è la cutscene mi viene in mente. E Yuka Watanabe, che ha fatto oltre altre cose dell'Alpha Denshi. Alpha Denshi Kikubush. E... oh, ha fatto anche per qualche Castlevania, ho scoperto. Però quelli un po' più moderni, sicuramente. Che terini. Io mi faccio lo scudo. Ok. Tova. Non mi devo distrarre. E c'è la scozzata. Oh, ma quanti ne manda? Tova.
Poi dopo, come ogni episodio di Estate al Mare, io vado al mare. Quindi aspettatemi. Oh, bello qui. Vanno, mandiamo giù noi. Sì. Poi mi pare che ci sono più percorsi, ma per ora non ci ha fatto scegliere nulla. Va, fa schifo, va. Ah, ora ho capito meno. La barra si cala quando... Però ok, se ce l'ho piena va bene. Però non si ricarica se sto parando. Casto il mio scudo. Oh, ok, taci, adesso appena arriva qua, no, niente, mi ha fregato. Questa cosa carica? Ah, questa è la vita, forse è... Matteo Biancone, buon pomeriggio, Matteo. Ti ringrazio per il follow, se sei tu quello dell'ultima volta. Che ovviamente non mi appaiono le notifiche, però ti ringrazio. Anche perché non è che sono so nessuno, sono uno che piacciono questi giochi qua. Ok. Poi in verità non ho controllato, cioè non mi ricordo quanto è lungo o è corto, boh. Che col mio amico delle elementari ci giocavamo il pomeriggio, poi vabbè si finiva. Però questo almeno al multiplayer, invece Super Spy, che però mi sa che non è dell'Alpha Denshi, si poteva... Ecco la mossa speciale. Si poteva, era solo single player. Quello era bello, adesso dopo lo recupero, magari ci faccio un episodio più avanti, però mi ricordo che era difficile, non so se era possibile finirlo, è uno di quelli che... Che gioco è? Questo è un gioco del Neo Geo, Crossed Sword, da non confondere con Crossed Wood, che sono le parole crociate. Ah, vedi, sono anche i percorsi. Ammunition warehouse o food? No, togliamogli... Ah no, ma vabbè, ok, ormai andiamo qui. Non so se si riesce a leggere a lato, perché come sono queste illustrazioni, no, per simulare, no, un cabinato. Sempre da sala giochi, però era... questo noi giochiamo la versione arcade, giustamente. Però è uscito anche per Neo Geo. Il caprone è sempre tosto, Se avete domande fate, io sono sempre contento di... Poi dopo l'episodio si può recuperare sempre su YouTube, nell'omonimo canale. Oh! No, lascia, non mi piace troppo, è più bella la spada che spara i fulmini. Poi hanno fatto un seguito, dicevo, per Neo Geo CD, Crossed Sword 2. Oh, tutti bassi me li fa. Quindi siamo al warehouse delle armi. Schivata. Oh, questo è un sistema di parata, possiamo avere la parata alta o bassa, per chi si fosse sintonizzato solo ora. E tipo una specie di punch out,
però anziché essere un incontro di boxe è un'avventura GDR fantasy. Con elementi, appunto, possiamo comprare armi, non troppe, certo, e salire di livello. Pensai di giocare a Mario, quello che ti dicevo, dove caricava i dinosauri, molto tipo D&D. Infatti, mamma mia, per legge stavo per fare un casino. E sì, ho capito, te dici Ale, tu dici Golden Axe. Golden Axe si fa, sì, perché per Mame c'è, perché c'è la versione arcade, che è un po' meglio anche della versione Mega Drive, che io ce l'avevo, tra l'altro. Cioè, mio fratello, più che altro. Questo qua è una. Oh! Questo come si fa? Fighissimo! Ah, questo me lo ricordo. Sì, Golden Axe, ok. No, devo. E lui fa questo attacco. Ah, ok, perché. Adesso fuggi, eh. Con il nano e il guerriero, certo. Il nano. Oh, che è? Oh, bella questa inchiostrazione sul vestito. Questi neri forti. The tower, you must kill him. Mi dai la spada? With this sword. Ah, proprio con quella. Change your weapon, sì. Perché lasciami. Non mi piace. Ah, è una specie di quella di prima. Una flamberga, no? Oh, ecco. Che la flamberga aveva questa forma, non so perché, perché non sono uno storico. Ce lo dirà un mio amico storico, no, non so, non so se mai vedrà questo video. Sì, Golden Axe si sì, è ispirato sicuramente al fantasy, poi di quella volta lì. Oh, mi piace quando c'è anche da fare conversazione, perché giustamente si gioca anche per quello, nel senso, questo è un walkthrough che va avanti da solo, però appunto andiamo a snocciolare delle curiosità. E anche appunto per compagnia, insomma. Cosa fa l'abilità speciale? Ah, lo trasmuta, è vero! Uno spaventapasseri, questo me lo ricordo, bellissimo. Vediamo, funziona sempre. Ecco perché c'è il simbolo. Io finché lo uso. Così facciamo anche un po' più veloce. Ah, poi non dà il denaro? Vediamo se tipo. Eh no, non mi dà il bonus. Allora dai, non conviene abusarne. Kind of magic. Questo è il più rognoso, secondo me. Non ci ho capito niente. Come Terence, cioè, mi ha fatto una mossa, non so se è alta, bassa. No, mi sa che il colpo incrociato è basso. Adesso io sto così. Ecco, no. E mi ha fatto alto e poi incrociato. No! No, lingotto. Madonna che caldo. No, la modalità giocatore. Ecco, interessante questa domanda. L'altro cavaliere sta di fianco e ognuno ha la sua area, diciamo. Invece in singolo, vedi, io sto al centro e non posso neanche andare, come vedi, troppo ai lati. Infatti questo ci avevo pensato di farlo con un amico, magari uno veniva qua e ce lo facevamo in due, che è figo. Però anche da solo, centrale, ecco, ci sta. O alla fine quanto ho speso? 16 crediti, avrei speso 7 euro, 7, 8 euro, 8 euro, troppo. Io voglio fare questo qui, ok. Ma il giullare non mi ricordo, è il boss finale, boh.
porco. Post. È pagliaccio de mafia, sì. È matto come un cavallo. No, non ho capito. Ah, no. Proprio che se paro mi si ricarica. Forse per la nuova spada che funziona così, non lo so. Ci sono un sacco di cose da capire. Oh. No, vabbè, ormai era morto, però mi era stufato. Niente bonus per noi. Oh, lui cosa farà? Alti, bassi. Bassi, ok. Ovviamente lui sarà invulnerabile alla trasformazione, giustamente. Paliasso veloce. Cavaliere il Power Ranger rosso, sì, quello di prima sì, ma non era così, non è detto proprio una cavolata, perché ci sono alcuni personaggi anche dei giochi che abbiamo visto in altre puntate che sembrano proprio ispirati, no, a quello che sono i Power Ranger, i Sentai si chiamano, non con l'H ma con la S per non confonderci. Sono questi appunto eroi in calzamaglia e che tipo in questi giochi ci rimettevano ogni tanto, tipo che sembrano, no, colorati, però questo non so se è il caso. Madonna, guarda che pattern, non si capisce niente. Vai a vedere che alla fine la spada migliore era quella dell'inizio. Attacco fai, Perfetto. No, ok. Siamo a livello 6. Ah, ok, questo c'è un altro livello, non so se è l'ultimo, sinceramente. The Fish Monster of the Gouda Fortress. Ma mi sa che invece è lunghino. Fa vedere se ci sono altre armi. Intanto metto un po' di crediti. Sì. Opa, La prendo. No. No, dai. Ora aspetto cosa c'è dopo. Perché c'ha lo stesso potere di quella di prima, ovvero che mi dà lo scudo, ma non mi convince troppo. Poi magari infliggeva un botto, quello sì. Dai, fallo alto, ok. Sì, esatto. La miglior difesa sono le batoste in tela a testa. Ma fregato. Sì. Voglio fare una prova. Se quando c'ha poca vita lo posso tramutare. Adesso no.
No, alla fine no. Sì, gli sprite, la grafica, no? Gli sprite non sono male. Anche gli sfondi, così. Almeno si muovono anche, addirittura, come vediamo qua. Questo comunque è un gioco del 91, invece la casa, la software house Alpha Denshi, che appunto faceva questi giochi per Neo Geo, è dell'80, ne ha fatti una marea anche vecchi, c'era tipo quello del Exciting Soccer, mi sa che è il più vecchio, non lo so, sinceramente, non lo ricordo. Oh, stai fermo. Buon, ciao Matteo, ci vediamo alla prossima, buon. Grazie per la visita. Oh, si vede il castello, poi sempre così si vede l'obiettivo da lontano, essendo appunto in prima persona, chiamiamo. Senti che rumore, è proprio un rutto, le rane ruttatrici delle spiagge. Ma non riesco mai a sconfiggerli. Ma io ti tramuto in un coso. In uno spaventapasse. No, adesso va il caprone, ma stufa. No, no, ovviamente è invincibile. No, sono contento che ti hai detto che è particolare, perché ero indeciso se portare questo, perché voglio fare più varietà possibile, proprio giochi un po' particolari che adesso non ci pensi che esistano, no? Una roba del genere. Perché se no, alla fine i generi, so, picchiaduro, spara tutto, ne abbiamo portato un picchiaduro a scorrimento, un picchiaduro a incontri, uno spara tutto dall'alto, mancava uno spara tutto laterale e poi cos'è che ho fatto? Uno, no, cos'è che ho portato? Non mi ricordo. Ah, uno sparatutto a scorrimento, forse. Sì, Sunset Rider, giustamente. Perché a scorrimento si può picchiare e sparare, giustamente. Live Fortnite, no, mi dispiace. In realtà ci gioco con un account segreto. No, non è vero. Oh, questi non faccio in tempo a mai ucciderli. Questo addirittura c'ha due stocchi. No, ho sbagliato. Mal giocata. No, beh, mi ero distratto a leggere che non ero, so, dei nuovi commenti che io non ho su schermo perché non sono idoneo. Oh, le prese? Oh. Oh, siamo finalmente davanti al ponte elevatoio, no, che non è elevatoio, è un ponte basta. Senti che rutti. Questo pare un po' quello di Samurai Showdown, Gen-H, che c'ha l'artiglio, pare verde, no? Tanto, se non ricordo male, Crossed Sword appare anche lì nell'anime High Score Girl in un pezzo, se non ricordo male. La rana è vera Flamberga.
No, io c'ho la flamberry. No, l'occhio. L'occhio con occhi. Potevano metterci un beholder, no? Ah no, una bocca. È una bocca a occhio, giusto? Questa è la simulazione dei live di Gradara. Lì c'ho la, non c'ho la plot per sparare, però. Dai, io... No, rifà quella roba lì. Allora, basso. E poi non ci ho capito niente. Oh, è sempre quella di prima. They are terrible fish monsters. You must destroy them. Mi dai lo scudo? Ah, ok. With this, tutto questo. With this shield. O o spa. Sì. Come ti permetti di ruttarmi in faccia? Ho sbagliato, volevo fare questo. Oh, alleluia. Chiedo scudo, sì. E mi sarà dato. Oh, le ho parate tutte. Poi arriva lui con la con le mani di stocco. Voi non ho mai capito. Ah no, non sono guanti, è proprio una specie di protesi, perché tanto c'ha le mani palmate sicuramente, ma non ci interessa questo. Posso tramutarlo che mi ha stufato. No. Oh, lui mi fa paccare. Cioè, questo è, siamo sull'isola degli uomini pesce. Non si capisce se è alto o basso. Cioè, se non china la terra. Poi lui fa quella mossa lì che rotea la Morningstar. Ah, è rimasto muto come un pesce. No, però non dovevo tramutarlo. Non mi ha dato il bonus. Oh, una cutscene. Cosa succede? Front game. Sembrerebbe... Dai, attacchiamo da dietro, siamo furbi. Ah... Però è disonorevole per un cavaliere andare nell'entrata di servizio, però non importa. Questi sono i più scarsi. Chi è? Questo... È il cavaliere nero, mi sa che... Non so se si può dire, però mi sa che noi devo cagare il cazzo. No, dai, delusione, si può trasformare, dai. È vero. No, di nuovo... Non lo so, mi fa troppo ridere quello lì, il pelo uomo pesce.
Non si può dire. È pesciuomo. Un po' di vita. Oh, ma questi sono tutti col teletrasporto olografico. Ma solo loro lo possono fare. Perché sono i Power Ranger. Può darsi. Lui è un uomo pesce, ma... Attaccami sopra. Niente, oh, non ci ho capito niente. Oh! No, non lo tramuto, non spavento, perché voglio sconfiggerlo. Sto sudando un botto. Perché mi devo vestire per fare la live, capito? Va bene, Ale, buon. Ci vediamo prossima volta. Chissà, non dovrebbe mancare molto, eh. Ok. Ci siamo, ci siamo. No, sempre questi. Comunque, come stiamo vedendo questi giorni, c'è poca varietà di nemici, eh. Sono tutti reskinnati, ecco, di nuovo lui. Poi già è tanto che c'è questo, che se no erano solo orchi. Oh! Guarda l'albero, gli alberi che si muovono. Sto dirigendo. Oh, niente. No, volevo provare una cosa. Invece no, se vieni colpito o cambi la parata o ti sposti. No, era una... Ah no, è vero, questo si poteva trasformare. Oggi siete abbastanza, vedo veramente. Qui c'è marasma grande, no? Però c'è un sacco di gente. Comunque questo gioco c'ha il sistema migliore del combattimento dei Conan. Eccolo, il Cavaliere Nero. Sapevo che sì, avresti colpito basso. Ok. No, non mi ha insegnato. Perché io devo finire il gioco. Niente. È un pesce rosso, giustamente. Almeno lui sa che razza è. Oh, ma io sto parlando basso. Ah, poi devo tenere.
Ok, ah ok, perfetto. Perché lo devo tenere premuto, se no... Approfitto di dire adesso che sembrano abbastanza, se avete da votare qualche gioco sempre del Mame, o, cioè no del Mame, che si può giocare sul Mame, che volete vedere in particolare e spiegare qualcosa e snocciolare qualche curiosità al riguardo. Io ho la scaletta, ripeto, però se accettano consigli, vedrai l'orrore di questa fortezza e potrai uscire solo con la morte della mia spada. Che succede? Oh, un granchio. Così. Vabbè, stanno, sono gli uomini pesce, giustamente. Che se gli riusciamo a prendere le chele le facciamo fritte, a me fanno schifo sinceramente. Mamma mia che combattimento. Super combo. Perfetto. La nave pirata. D'attacco Valend Battleship. Ma mi sa che questo è bello lunghetto, sto gioco. Adesso leggo, cos'è che vuole Roberto? Dai, compriamola. Pagherei 5.000, dai. Non ho capito, quale gioco dall'immagine? Oh, adesso questa dovrebbe infliggere danni non indifferenti. No, infatti. Questa è... Ah, ok, posso usare lo scudo. Ah, lo scudo... Oh, sì, che ci ho preso. Sì, però così... Comunque sì, parlando di sprite, io come dicevamo prima, questo qui ha dei neri molto forti, infatti ha delle ombre molto pesanti, però... No, però niente, nel senso che... Cosa volevo dire? Perché... Ah, che esatto, rende tutto molto scuro, ecco questo. E anche il mostro, tipo, vedi, c'ha queste sfumature un po' a scacchiera, ma in verità non troppo, un po'... Cioè esatto, non è, non ce l'ha a scacchiera, ma random, proprio come se volesse texturizzare i pori. Però questi li distruggo con quest'ascia qui. E questo chi è adesso? Ho capito, Roberto vorrebbe il gioco con l'immagine da scoprire. Ok, vuole fantasia, com'è che si chiama? Ho capito, ce l'ho. Però non quello col ragno, chiaramente, perché non si può mettere su Twitch. No, quello che dice lui, allora, quello col ragno era quello che te con le forbicine scoprivi l'immagine, no? Oh, finalmente sono riuscito a sconfiggere questo. Lui vuole Miss World 97 o 98 Nudes.
Però uno simile si può portare, che è appunto quello che avevo preparato, perché appunto è un genere particolare, è Galspanic, per chi sa. Questi sono alti, vero? Sì, è come se fosse una pioggia di bolle, tipo i granchi di Metal Slug. Sì, ma lentissimo. Però tipo, sulle spalle mi colpisce, vero? Sì. Se non cade nello scudo, mi colpisce. Forse l'ascia si gioca così, perché tu, avendo lo scudo, sei invincibile, puoi attaccare in controtempo. Ah, quanto che odio quando la para tutta. No, adesso no, io gli sparo, va? Non c'ho il posto. No, non era un gesto strano. Ok, la nave parte. Oh, comunque dura questo gioco, più di un picchiaduro praticamente. Ah, una nave di terra. Ah, ecco perché si chiamava la nave di terra. Infatti solo questo era il mio timore, che fosse lungo, poi dopo un po' le curiosità finiscono, giustamente. A meno che non ci sia qualcuno che le fa domande. Ora si può giocare dell'Alpha Denshi per la prossima volta. Perché i picchiaduro tipo World Heroes, no, è sicuramente vero, abbiamo detto Magician Lord, lo portiamo, che è il mio preferito, anche lì è uno stile molto scuro, molto dark. Magician Lord mi piace, anche Blues Journey, quello lì che tu hai una specie di piccoletto, si poteva giocare anche in due. Però Magician Lord mi piaceva un botto. A posto. Livello 8, siamo sul ponte della nave. Si fa colpire solo una volta sto maledetto. Ecco. Sì, neanche con l'invulnerabilità. Mi si sente, sì, io tengo. Oh, questo chi è? Sì, cosa ne so. Vabbè. Perfetto. Carica vitale. Dai, riesce. Musica da boss, ma non mi sembra. Mi sembra diverso dagli altri. E mezza, dai, starboard, sarebbe a babordo. Andiamo a port.
capirà poi terminologia nautica in inglese, non mi ricordo come si dice. Port to starboard, uno è poppa e uno è prua, non mi ricordo qual è uno e qual è l'altro. Pesce? Oh, tutta la vita. Oh, tutte basse, sto maledetto. Questo? Stavolta niente. No, perché se faccio così fa l'infilzata, fa l'... Ok, l'infilzata. E di nuovo lui. Lui è anticombo, praticamente non devo colpirlo più per più di due volte di fila. Però adesso metto lo scudo. Ciao. Io lo posso colpire in contratempo. Ciao. Ok, bisogna stare molto attenti perché i colpi si vedono, ma ecco. Ho sprecato la mossa. Adesso dovrebbe essere finito oppure andiamo in cima. Andiamo in cima. E chi c'è? La sala del capitano. Al timoniere. I'm Bexley, captain of the land battleship. You shall die here. Poteva dire. Capirai, in verità è solo il cavaliere blu. Non è niente di eccezionale. Se non fa che era diverso. No, è il cavaliere blu. Vabbè, non c'entra niente poi con questi che sono tipo vichinghi, non so. Che infliggo di più se ho lo scudo, non lo so. Se io attacco oltranza, no, ci perdo e basta. Voilà. Scudo. Questo si fa molto prima. Ho parato, per favore, ho parato.
Questo long play è molto long. Oppure il caldo che mi fa percepire diverso. No, questo c'ha un botto di vita, però. Ah no, vedi? Come ho fatto a togliergli così tanto? Guarda che roba, il suo attacco olografico. Subito scudo e lo finiamo subito. Quanto c'è? Mi sto stufando qua. Vediamo cosa c'ha il mercante. Adesso c'è una spada da 10.000, mi fa incavolare. Ambe. La It's a legendary sword, mia. Presa. Sto prendendo anche un po' di carne. Cosa fa questa? Spero che faccia un macello, vediamo. Vabbè. Però attacca su tutte e due le linee, perché i nemici, se avete visto, attaccano in entrambe le linee. Su, tipo adesso è distante e adesso è vicino. Questo quindi è tipo un attacco full range, tipo. Però, però almeno è forte, toglie una sbaccola. Ah, fregato. Te pareva. Oh, a posto. Eh sì, questo non è altro che quello di prima, ma modificato. Poi almeno è tutto diverso. La faccia. Allora, allora, ok, vai, 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 vai. Sì. No, ho sbagliato, non volevo fare questo. Per favore, vieni avanti. L'ennesima foresta. L'ennesimo sorcio. Almeno abbiamo una spada legendary. Io faccio così. Riesco a capire quando è vicino o no. Ok, adesso è vicino. No. Oh. Ok, a posto. Problema di soldi. Che succede? Che passa? Ok, c'è la grotta che poi... To defy the enemies in time, use this shield to defend us. Ok, ora è mio, perfetto, grazie. Siamo livello 8, io non so se il massimo è 10 oppure no, di nuovo le rane. Oh, bella sta grotta, con questa sfumatura.
quello, il solito tizio, il capo delle rane. No, lui è la mia nemesi. No, però alla fine il suo attacco si sa. Livello 9, attenzione, siamo nelle caverne laviche di non si sa chi. E poi basta, credo. Poi dopo c'è l'uscita, come abbiamo visto. Poi ci dovrebbe essere l'agoniato boss finale. Salute. Vieni qua se c'hai il coraggio. Ho messo un creditino. Lui non fa, ecco, la sua mossa tipica. Uno te lo prendi per forza se pare in quella maniera. Mettiamo un po' di crediti. In realtà no. Quanti ne ho usati? Una marea, avrei speso un botto. E questo è che roba. Sembra un cartone animato. Lo sprite super elaborato. Ma sai che questo non me lo ricordo per niente. No, già è morto. Ah, ok. Sono quei cartoni con i riflessi anni 90, 2000. Oh, bestia. Oh, l'ennesimo granchio, cavolo, abbiamo fatto di tutti i colori. Ma io ti brucio. Ti può diventare ansurini, voglia di... Dai. Stessa di prima, la curva a sinistra, vabbè. Cioè non è male l'idea, perché giustamente vai tipo avventura grafica, no? Però più veloce, gli scontri sono incredibili, sono tutti uguali al momento. Cioè o c'erano più varietà di nemici, di situazioni, più accessori, non so. Però a me questo comunque non dispiace, per carità. C'ho quasi l'età mia. Cioè no, questo è qualche anno dopo uscito della mia nascita. Poi mi sa che nel 2, che è uscito invece nel 95, c'è un po' più di varietà, ora quel che ho capito. Però non ho mai emulato il mio Geo CD, sinceramente. Devo andare in bagno, no? E si è arrivato Satan Goat. Allora il mio amico di prima ci aveva beccato. Era veramente il caprone di Satan. Peccato che non ha potuto assistere. Ah, lui c'ha l'attacco degli UFO. Ah, UFO. Questi penso si possano parare alti, eh.
No, non volevo far questo. Basta, questo lo uso. Ma dai, come ha fatto? Cioè, immune all'attacco di fuoco. Com'è possibile? Non infligge proprio niente, pochissimo. Vabbè. Che scambio. Oh, questo è sicuro il finale, guarda che scena. Cielo rosso, il castello tutto bianco. The Devil Castle of Grazia, last chapter, perfetto. È lunga, la strada. Iniziamo proprio qui davanti. Eccoli, super carichi i nostri amici. Avanti un altro, let's go. Perfetto. Sembra fatto di nuvole però. Non... Sembra un po' come la fine del primo Dark Souls. Tutto incenerito forse. Ormai non mi fregano più questi. Questo a gratis. Do un altro perché cioè, boh, non gli hai fatto niente. Ah no, comincia a fare quell'attacco lì. Sinceramente lo scudo non so cosa inficia sul gioco, nel senso se. Tanto la parata è sempre quella, forse mi dà più priorità, boh. Non lo so. Oh. Questo ti dà le ginocchiate. Il cavaliere che ti dà le ginocchiate, praticamente. Oh, oh. Minimo ce n'è un altro, ecco. Che non vanno mai da soli questi. Allora anche io ti spammo l'attacco. E vediamo chi la spunta. Oh, è il nostro amico. Perfetto. Un altro? Dai, let's go! Oh, Ludo è fighissimo, un'altra palette che non avevamo visto. Lui è il cavaliere dei Lakers. Sempre nero che non è. Mena come un boia. Ma gli altri ci paravano con le ali, mi sa di no. Oh. Perfetto. Livello 10, forse il massimo, sì, perché poi lì è 99. Attenzione, il mercante. Addirittura ci raggiunge qui, dal boss finale.
ce l'abbiamo già questa, no? Perfetto. Grazie di tutto. E si ricomincia a bastonare. Ma questi li sciottiamo. Bello, sembra i portici di Bologna. Che ci ho preso. Dai, voglio gente più forte, mica questi scherzoni. Ma lui è il boss della zona, capirai. Ci siamo gli sgoccioli. Pom 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 pom. Soldi che non servono più niente. Il cavaliere verde, di nuovo lui. Ecco il cavaliere nero. No, ho sbagliato, invece no. Però ho consumato l'ultima vita. Ah, sono io che stacco lo stick, lo stratego. Cioè no. Quanti siete, fiori? Perfetto. Ah, il blu è il più forte, quindi. Ah, infatti è invincibile col suo teletrasporto. Oh, basta, brucia. Mi pare sì che questa sia la spada più forte, non ce ne sono altre. E qui siamo arrivati al level cap. Ecco, siamo alle stanze finali dell'oscuro signore. O chi per lui ci attenderà alla fine di esse. Ginocchiata e contro, mostra. Manca ancora un po' di vita, quindi può essere che sì, 10 è l'ultimo, poi quando arrivo a 99 di esperienza finisco. Dai, ci siamo quasi. Abbiamo un sacco di soldi anche, tra l'altro. Brucia un po' di pesce arrosto. Se tu infatti, ecco, pari e poi colpisci, ovviamente gli fai una specie di critico, insomma, gli infliggi danni maggiori. Vabbè, non ci ho preso.
Gli astomig. Oh. Dai, let's go, boss finale adesso. O no? Pom 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 pom. Lui fa proprio così. It's a kind of magic. Oh, finalmente riesco a fare quell'attacco lì. Che è basso ma veloce. Quindi. Sì, arrivano a manetta questi cavalieri alati. La luce. Oh, il mio preferito. Ho fatto quella mossa finale dei fendenti a caso. Boh, dai, sì, ci stiamo avvicinando, me lo sento. Chissà se in sala giochi qualcuno l'ha mai finito, ci vuole una marea. Poi in quel periodo c'era tanta roba da giocare. Non avrei perso troppo tempo su Cross Sword. Anche se è figo, per carità. Oh, questo suono. Ma come? Infatti mi pareva che non si potesse parare. Ancora, quanti siete maledetti vichinghi non morti? No, se fosse morto, comunque sì, quando è al massimo la barra infligge veramente tanto, tipo adesso non troppo.
Perfetto. Arriviamo al massimo, mi sa, eh. No, per pochissimo. Dai, per pochissimo. Però siamo al boss finale. Sono sicuro. Eccolo. Fiero. Ecco, poi quello della confezione. Ah no, sì. Ok. Ah, è vero, quella che è stata rapita all'inizio. Ton ton ton. Ah, giusto. Me lo ricordavo che c'era il Joker prima. Allora adesso ci siamo super potenti con la spada finale. Ecco, i suoi luogotenenti. L'uomo pesce, immancabile anche nella sessione. Oh, devo mettere i crediti. Dai, vieni, Vietch. Ah, ovviamente, il capitano, quello della nave. Se avete seguito la lore. La lore. Più forte dei luogotenenti. Ah. Ah no, anche lui, grande. Il mio prefe. Questa musica mi sta rintontendo. A lui giustamente, e poi basta. Mi pare che lui fosse l'ultimo di quelli un po' particolari. A meno che non si vuole fare tutti i granchi vari, no? O, no, gli altri erano solo sgherri. Questi qui sono abbastanza unici, forse. Devo grattare un attimo, ok. L'avevo parata. No, il Joker, giustamente. Non poteva mancare un reskin, una palette swap del Joker. Ah no, questo, giusto. Oh, Viecce, Viecce. Ma che mosse fa? Cioè lui ha schiavo il karate. Che caspita fa? Figo lui, ma non capisco. Non gli infliggi niente praticamente. Mi dà drettone in faccia, mi dà sti pugni nella faccia. Prendi questo maglio che ti porgo. Oh, ho capito che è alta, ok. Però vedi, devi schiacciarlo altrimenti non te la dà valida. Tipo io ero già con la parata alta. Però
Però se subisci danno. È rimbalzo addirittura. Ma quella cos'è, bassa? Non si sa. Pensavo, sì, se non è alta non è bassa. Se non è alta. Ma vedi? Ah, ok. Sì, è bassa, solo che non me la prendeva perché... perché devo ripremere, so, ero iper stannato. No, e che pareva. Niente, so, bisogna giocarlo di parate e basta. Parate e colpi e fendenti. Mamma mia, così finiamo più. Tanto spammiamo un po' di queste, che tanto è sempre danno. Poi ce la giochiamo bene, vedi, così. Perché la prima non me la prende mai, non so perché. Perché standoti sempre così, asfissiandoti con i suoi colpi ripetuti, non ti riesce a far ricaricare la barra e quindi potergli infliggere un danno più consistente. Ah, perfetto, parata. Oh no, giustamente ha una second form. Oh no. Io ho stolto a dare per scontato una sua ripartita così precocemente. Cioè, perché la barra non scende? Ce l'ho parate. Ma come si sconfigge? Oh, sto parando basso, per favore. Oh, un po' gli è sceso, ma... oh, ma... allora, ma sto parando basso, allora, tanto alto non può essere. No, sto parando basso ma non funziona.
È arrivato. Mi pare strano che non posso parare basso. Mi fai vedere. Allora, lui fa questa. Ok. E no, vedi, sono basso, ma niente. Non è alta però, no? Oh, ottimo. Adesso fa la pioggia di fuoco. Però questo è molto efficace, infatti mi ricordavo. C'è un vago ricordo. No. Però vedi, lui ti costringe a parare su. Ok. Ah, se lo anticipi però. Dai, dai. Ok. Che succede adesso? La principessa? Ah, eccola. Vedi questa inchiostrazione proprio full nera con questo seghettato, no? Come anch'io la uso nei disegni. Siamo onorati? Saremmo onorati? Sì? Di averti per vivere qui con noi, ambe, addirittura alla corte. Ambe, basta così. Adesso farà vedere qualcosa durante i crediti. Character design, non si può sapere, tutto in giapponese. Niente, questo era Crossed Sword del Neo Geo, in questo caso versione arcade dell'Alpha Denshi, detta anche Alpha Denshi Kikubushi. Cosa vedremo di questa software house che pubblica, nata nell'80 e ha cessato, messa all'attività nel 2003, non c'ho presente bene, non vorrei dire una balla, che pubblicava i giochi anche appunto per Neo Geo. Infatti questo è fatto da loro, sviluppato da loro, ma pubblicato da SNK. Sì.
Ecco, Yuka Watanabe, qua so sicuro, perché l'abbiamo visto prima insieme. Grande compositrice di alcuni Castlevania e di altri giochi Alpha Denshi. Special thanks a non si sa chi. Eccoci qua. Wow, questo sprite zoomato mi fa inserire il nome, neanche il nome mi fa inserire, proprio così. Bello comunque, mi è piaciuto rigiocarci. E in questi ultimi 23 secondi, no, non posso fare niente, metto pausa. Così intanto che vi saluto, stacco lo streaming. Grazie mille per essere stati qui. Per chi c'è stato e chi ci sarà, si può recuperare nell'omonimo canale YouTube Mompezuma, che li ho rinominati tutti e due uguali, così non vi sbagliate. Se avete curiosità, insomma, di un'ora e 47 è durato, sto vedendo adesso. Se volete un gioco in particolare, scrivetelo, ormai non più qui in diretta, perché ma sotto il video YouTube, e ci vediamo domani fino alla fine del... fino alla fine dell'estate si gioca con un'estate al mame.